Siamo in onda. Allora, presentiamo Solange Rutter, che non avrebbe bisogno di presentazione effettivamente, però la presentiamo. Allora, lei è innanzitutto in questo momento, forse, anzi, sicuramente l'unica presidente dimissionaria d'Italia, l'unica rappresentante di un modo nuovo di fare scuola, ma è molto. Che sia una persona messa libera e pensante, sicuramente, che non è scontato, scusate, non è scontato, è anche una casa filosofica, è una persona affabile, meravigliosa, ed è anche una scrittrice, qui è in veste di scrittrice, anzi io lo faccio vedere, lo vedo, si vede, dal fango estraggo l'oro, tra l'altro io ho già intervistato Solange, ho fatto una diretta doppia un paio di settimane fa, e ovviamente da esoterico, questo tipo a me piace moltissimo perché comunque ricorda il percorso alchemico, un po' come dal piombo si arriva all'oro. E quindi io do la parola perché ci presenti questo libro, ci presenti te. Facciamo una premessa, abbiamo già chiacchierato. C'era un aspettando la conferenza che era altrettanto interessante, penso, peccato non averlo registrato, però. Allora, io ringrazio Francesco e sottolineo che io e lui ci conosciamo virtualmente da una vita. Quando io, tanti anni fa, ero su Facebook, poi io insomma, abbandonai questa piattaforma e da un anno a questa parte, o forse anche un po' meno, qualche mese, diciamo che mi sono sentita nella necessità di dover ritornare su questa piattaforma. Perché? Perché appunto tante persone mi hanno cercata e soprattutto mi cercavano a scuola, no? Perché io sono stata nella scuola italiana per 23 anni, quindi con un percorso fulmineo, in che senso? Sono diventata dirigente scolastico, che non mi piace neanche, e lo sottolineo spesso questo termine, ma io ho sempre preferito il termine di preside, perché preside è ancora quello che io ricordo. Cioè, quando noi andavamo a scuola c'era questa figura quasi un'entità, dove però, ecco, un'entità mitologica che sprizzava però carisma, no? Come Una sorta di dire. grande vecchio, Esatto. a volte non conoscevi neanche la faccia, esatto, non lo Esatto. vedevi mai. Era Ma giusto. c'è il preside Invece, che passa. sì, no. Io sono stata una preside molto severa, ma nel senso che ci ho sempre tenuto alla cultura, ci ho sempre tenuto all'educazione, però ero sempre in giro, tanto è vero che i miei addetti, gli impiegati dell'ufficio di segreteria mi cercavano disperatamente per una firma, perché non ero mai in ufficio, bensì ero, come dire, no, in Un trincea. pezzo. Tante volte infatti ci siamo prestati, ma in maniera veramente, come dire, con tanto piacere. Mi sono prestata a fare lezione, insomma, e ero molto presente però, in un senso anche materno, dobbiamo dire. E quindi, come dire, dopo 23 anni, in cui, ecco, prestando soprattutto servizio come preside, perché io come insegnamento ho pochi anni, giusto quelli, per poi accedere al concorso. E io ho vissuto la mia professione con piacere, con entusiasmo, sebbene io dico, ripeto sempre, che la scuola subisce questo processo di smantellamento da decenni. Quindi, come gli insegnanti sanno, stesso Francesco mi racconta, quindi è un testimone anche lui, noi a scuola veramente è per spirito di volontarietà, no? Che noi ogni giorno abbiamo portato avanti il nostro lavoro. Ed ecco perché salta agli occhi l'ipocrisia del momento quando invece vorrebbero che noi credessimo che tutti questi funzionari sono preoccupati per la salute dei nostri ragazzi. Allora io dirò che non ci ho mai creduto, perché io sono nella scuola da tanto tempo e sono stata sempre da sola. Da sola nel senso come istituzione scolastica, Mai non supportata. dagli organi ministeriali che io ricordi, non ho mai avuto visite da parte di nessun ministro, non ho avuto tutto questo sentore di Pensano in generale che preoccupazione. questa è una scuola modello. Sì,
La mia scuola, posso dirlo con grande orgoglio, sebbene io sono ormai dimissionaria, sono veramente nella fase del perfezionamento finale delle mie dimissioni, e la mia scuola è stata pluripremiata. È una scuola che in Campania, come dire, è arrivata sempre ai primi posti per qualità, per anche indice di occupabilità poi dei nostri ragazzi, no? Nel momento in cui a 6 mesi, poi ci sono tutti dei criteri, possiamo, diciamo, ragionarci, però per un preside è importante anche questo, cioè, come dire, trarre motivazione da queste soddisfazioni che, voglio dire, non è che ti sono regalate, ma sono frutto di un lavoro d'equipe, perché naturalmente la scuola è in gran parte, come dire, porta con sé, reca in sé l'impronta di quello che è il preside, naturalmente, perché è la tua visione che tu cerchi, no, di dare, di trasferire al collegio docente, agli organi collegiali. Però, naturalmente, io ho sempre ringraziato tutti i miei collaboratori che mi hanno sempre supportato in quelle che erano le performance, anche, ripeto, gli spettacoli, insomma, anche la creazione di un museo, perché la scuola non era così come adesso appare, era la classica scuola. Scuola con i suoi problemi, con i suoi colori grigi, con la sua anche più o meno fatiscenza, abbiamo invece fatto un lavoro per cui ho anche un depositato, un marchio che mi appartiene, che è appunto relativo a questa idea di museo che poi si porterà in giro, quindi siamo su altri fronti. Però ad un Beh, certo vorresti punto, materiale per mezza giornata, quindi sì. non è Ma poi che. volentieri, cioè, io mi sento a casa, mi sento con amici, anche perché qui ho stabilito dei rapporti con tante persone della zona, e anche lo stesso comico, il presidente proprio delle nostre zone. Quindi mi sento a mio agio. E quindi dicevamo, a un certo punto, ecco, una persona più o meno innamorata del proprio lavoro, la mia scuola è ad Amalfi, quindi uno dei luoghi più belli al mondo, e non ho Parliamo. paura che Ah, qualcuno mi possa no, direi che non, contraddire. non, no, non ti puoi smentire nessuno. Amalfi, io stessa vivo a Vietri sul mare, quindi siamo in un luogo baciato da Dio, e come del resto gran parte dell'Italia, perché dobbiamo. Solo che la bellezza che emana la costiera amalfitana è come dire, ti lascia di stucco, perché è una bellezza fuori del comune, e noi appunto queste rocce a picco sul mare. E quindi io sono una persona che si basa appunto su questi doni, su queste ricchezze, per sentirsi felice, non ho bisogno di molto altro, però la libertà è uno dei valori fondanti sia per me sia per tutti noi. E quindi nel momento in cui, ecco, la scuola è il luogo dove si fa esercizio di democrazia, poi sulla democrazia ci sarebbe da dire, e lasciamo perdere, diciamo, utilizziamo questo termine in base ai connotati che sono, no, come dire, sentiti più o Nei meno, manuali. esatto, nel manuale, perché poi neanche lì lo stesso Emanuele Severino, quando parla di democrazia, Esatto. ha ben altre. Io sono d'accordo su questo. Vabbè, ma qui teniamoci entro dei limiti. E quindi dicevo, se, ecco, mi affidano 1.000 ragazzi, dai 14 ai 20, io non posso girarmi dall'altra parte e dire no, va tutto bene. Da questo momento dimenticate di essere, insomma, ragazzi, di essere bambini, dimenticate la vostra spontaneità, dimenticate il vostro naturale, come dire, impulso, slancio alla vita, è l'impulso vitale che ognuno di voi, soprattutto più giovane sei, nel senso proprio della vita infantile, più questo impulso è feroce, lo definirei così, perché noi abbiamo anche dei ragazzi che esprimono questa loro vitalità anche non sempre, no, in maniera accettabile. Però noi gli diciamo, vabbè, hai il ragazzo, ah, va bene, è un adolescente, ah, va bene, eccetera. E sembra invece che in questo contesto chi di dovere abbia dimenticato secoli di letteratura scientifica sulla pedagogia, abbia dimenticato i grandi maestri italiani, nove su tutti, la Maria Montessori. E io
voglio dire, non è solo la Maria Montessori, noi abbiamo una grande tradizione di studiosi molto importanti che in questo momento io sono certa che si stiano rivoltando nella tomba, non ho dubbi. Assolutamente. E allora tutti questi insegnanti, tutti questi docenti che io ho sempre rispettato nella misura in cui esprimevano nella maniera giusta il proprio essere docenti, perché io ho anche contestato da cui andava fatto, no? Allora dove sono? Dove sono tutte queste persone? E soprattutto io mi rivolgo anche a tutti quei genitori che hanno creduto, forse, non voglio, magari lo metto in conto, avranno forse pensato di fare il bene dei propri figli, però anche questo io non me lo spiego. Non me lo spiego perché in base alla narrazione, che è quella, voglio dire, anche mediatica e quant'altro, noi in base a questo dovremmo avere i cadaveri per le strade, ma non è vero. No, ma Non posso c'è fare niente. una Ci domanda? mancherebbe. Piacere. Allora, perché vabbè, io sono un po' di anni, ho visto dei periodi indietro. Anni 70 i giovani erano molto vivaci e non li si tenevano, c'era la Non sarebbe contestazione. stato possibile se ci sarebbe la rivoluzione per le strade No, ma in questi anni. invece adesso i giovani sono tutti acquietati, tutti tranquilli, tutti buoni. C'è una bella differenza, beh, erano altri momenti sicuramente quella, certamente, però la spinta alla contestazione del giovane, ma non vedo niente, vedo tutti allineati, tutti troppo tranquilli. Infatti quando vedo qualche giovane dico, ma trasgredisci un po', muovi, non Era stare questione di allineato cominciare a trovare così. lavoro di prima, Sono i giovani penso che che Solano si sia d'accordo, che c'è Ma stato sono un i lavoro giovani che diciamo devono dare una naturale, spinta. Sono sempre stati i giovani che hanno una bella spinto erosione. verso le evoluzioni a livello sociale. Invece vedo Mordori, Un'operazione forse psicologica che mi dura da porto alla 30 parte anni, diciamo, sbagliata, non però lo so. è così. Matisse educazione. L'ho notato, ma questo fa parte sempre di quel progetto. Cioè un Certo. progetto, Parte voglio da dire, lontano, un sicuramente. progetto che va avanti da secoli. Sì. Parliamo di Mazzini, parliamo Anche di... prima. Voglio essere, non voglio andare proprio alla preistoria, nell'antica Roma anche c'era, però voglio dire, ecco, è un progetto e quando si parla di complottismo, allora lì si sottolinea la becera ignoranza, laddove invece non parliamo addirittura proprio di malafede, no? Per cui chiunque si ponga dei dubbi, si ponga delle domande, è un negazionista, a parte l'ignoranza di chi utilizza questo termine a sua Infatti, volta, perché i docenti di storia, quantomeno, io sono comunque ho una laurea anche in filosofia e storia, non mi sarei mai permessa di, no, sognarmi di utilizzare questo termine. Quando è stato coniato lo sappiamo perché. E allora, dividere. ecco, e allora, vabbè, io dico questo, che ognuno poi è libero di esercitare la propria ignoranza, così come noi siamo liberi di esercitare la nostra ignoranza. Ognuno si tenga la sua. Io preferisco la mia, ecco, però poi ognuno è di parte con se stesso, naturalmente, no? Però voglio dire, l'elemento distintivo, no? Tra chi sta zitto e chi invece parla è che c'è una necessità che l'altro non sente. Cioè, personalmente io ho una necessità. Quando mi dicono, ah, che coraggio, no, il coraggio è veramente per me, sarebbe stato essere, come dire, tacita. E quindi Sarebbe più annuire, conveniente, no? ma è quello che mi è stato sempre molto difficile, anche prima, quando uno mi dice, ah, ma tu, no, ma io anche prima ero così, non è che adesso sono così, improvvisamente in una notte sono cambiata, chi mi conosce lo sa, ero così anche da adolescente, ero così anche da docente, Si ero così anche da percepisce. Cioè, nel senso, preside. sei un essere integro. Cioè, No, sai, adesso tu dopo anni di silenzio, quello è no, essere uno, no? no, no, ma nel senso che sono proprio il mio carattere che mi porta, ognuno di noi, no, ha, come dire, un margine di tolleranza sulle cose, no? Allora io arrivo fino a un certo punto, poi ci sono delle sfere, lì non è più possibile, come dire, no, abbozzare, ecco, io prima ho usato quel termine, cioè negoziare, non è più possibile. Io posso negoziare, io negoziavo. Quando un docente mi diceva, ah, preside, io non voglio quello che lei ha in questo orario, vabbè, negoziamo. Oh, si può negoziare, no? Ma nel momento in cui, ecco, io ho negoziato anche con me stessa,
quando mi sono accorta, no? Che stavano diminuendo le ore di conversazione per le lingue straniere, e io avevo anche un istituto tecnico per il turismo, dove sono tre lingue. Lì i negozi, dicevo, beh, cercheremo, ci inventiamo il progetto, e con Certo. quelle ore, sai, rimediamo a questa carenza che poi si va a creare, no? Ma qui vuoi negoziare. Ma nel momento in cui tu tocchi, no, quella che è la sfera dell'etica, allora io personalmente ho finito di negoziare, ho finito di salutare le persone che invece non accettano una situazione del genere, ho finito, diciamo, quel tipo di percorso e ne ho cominciato un altro. A proposito di parole atroci, perché noi tutti tanti di parole atroci, c'è una parola atroce volendo che si può, che si chiama collaborazionismo, che è una parola che, cioè, io manderei tante persone a... Ci sono ancora dei vecchietti a Vichy in Sì. Francia che si ricordano questa cosa, li manderei a parlare con qualcuno di loro, penso che parlerebbero 5 minuti al sesto, si prendono una mazzata sulla testa, perché Me lo auguro, è, me perché lo questo è auguro. anche, no? Cioè che c'è anche un uso delle parole, non so se sei d'accordo, c'è un uso delle parole... Sfacciato e che diventa anche lì assolutamente così Sì. Sì, unilaterale, unilaterale. è scientifico. Sì. Scientifico. Sì. Infatti, questo è uno dei motivi che mi hanno spinta poi a decidere per le dimissioni. Cioè, un domani, perché io sono certa di questo, ci sarà una revisione del tutto. Perché il sonno della ragione a un certo punto, come tutte le cose nella vita, un inizio, un decorso. Noi questo non lo dobbiamo mai dimenticare. L'eterno ritorno anche della storia, no? Ci insegna. Appunto, io sono convinta di questo. No? Quindi, prima o poi, ci sarà la resa dei conti, il revisionismo, come volete, lo possiamo chiamare. E io, certamente, in quel frangente non vorrò stare da una certa parte. Vorrò stare dalla parte di chi può dire a testa alta, io per i miei figli ho fatto tutto. Sarò stata, come dire, irruenta, ognuno poi c'ha la sua. Ma io ho fatto quello che andava fatto, che un genitore doveva fare, riflettere su quello che accadeva e mettere in campo le proprie potenzialità, le proprie forze, i propri metodi, perché poi io da preside, come dire, ho potuto insorgere in questo modo, cioè attraverso il canale culturale, il canale, no, delle istituzioni, ho potuto arrivare alla Camera, ho potuto fare delle cose proprio in virtù del fatto che io già, come dire, avevo un ruolo. No, però chiunque, qualsiasi genitore, ha dovuto, poteva, potuto scegliere, no, di fare la sua parte, che si trattasse di non inviare più i bambini a scuola e di tenerli a casa, qualsiasi altra, come dire, no, scelta si poteva fare, tranne che non pensare che tutto quello che c'è stato prescritto fosse oro colato. Perché qui poi, a un certo punto, è allo stesso modo un genitore, quando deve somministrare anche un farmaco, anche banale, al proprio figlio, cosa fa? Prende, legge, vediamo le reazioni, ognuno di noi, no? Col bambino, dice, aspetta, ma che com'è? Invece adesso? Ah, questo, benissimo, facciamo il vaccino, questo, quell'altro. Qui rimani senza parole perché è una delega totalizzante alle istituzioni che invece stanno dimostrando di non avere alcun amore, ho sentito, ho letto, ma così perché io non riesco più a leggere, no? Queste baggianate che ci vogliono rovinare, che l'avvocato Conte addirittura va, io sempre con amore questo posto, amore, amore, e Abbiamo meno male. due diverse opinioni di cosa sia Conte Dracula, Sì, forse sì, sì. dovrebbe specificare per cosa. Ah, volete che io vada via? Sì, è arrivato il momento. Io te l'ho detto proprio quasi deluso, quando, insomma, io l'ho detto alla Camera e spero che a questo punto anche un residuo, sebbene voglio dire inquantificabile, tanto che magari piccolo, invisibile, di vergogna. Un residuo. Anche la Sara Cugna Anche se. le sgabbie gliel'hanno sparate. Certo, ma Sara Cugna, infatti, è colei che ci ha invitato alla Camera, e quindi abbiamo avuto, io
Sara Pugnal, per quanto io in questo momento io non appartengo a nessun gruppo politico, però Sara Pugnal è una di quasi unica, insomma, ha detto le cose stanno. Però io che non faccio politica, almeno voglio dire, faccio politica attiva, nel senso che sto qua chiaramente a dare la mia visione, a supportare un pensiero che non sia convergente, ma un pensiero divergente, che vada oltre, vada al di là. E questo è politica attiva, un cittadino attivo che parla, perché in genere questi cittadini non parlano. Anzi, adesso... adesso c'è anche, voglio dire, un l'orpello materiale, quindi siamo qui per questo, non per fare... visto che vive qui anche, non è che questa è la seconda edizione, no, io sono qui per presentare il mio libro, appunto Dal fango estraggo l'oro. Io, ecco, riprendendo il discorso di prima, io ho sempre scritto, quando da bimba anche vuoi fare la scrittrice. E quindi io ho, come dire, sai, tutti quei cassetti, dire. E c'ho anche una pubblicazione, un'altra, al mio attivo, e in quel caso io, il mio libro, in quel caso, Ercole al Demio e il portale Presbite, è un libro di genere narrativo fantastico, e molto interessante, perché dentro poi troviamo anche alcuni rappresentanti molto importanti della filosofia, come Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, si parla di fisica quantistica, e insomma è un viaggio nelle dimensioni, ci sono dei ragazzi, dei geni, è molto bello. Ecco, infatti io qua vedo questa cosa. Esatto. Ma questo è, diciamo, il motivo per cui anche sto incontrando le persone, perché questo titolo? Io ritengo che dobbiamo partire da questo, perché Dal fango estraggo l'oro è un motto, ecco, anche qui io non mi sono improvvisata, che io utilizzo dall'adolescenza. Perché noi sappiamo, io credo ognuno di noi ha un'esperienza, no? Di ricevere, sai, le famose pietre, ti lanciano le pietre, ti lanciano addosso il fango. Io credo chiunque, o non so, il bullismo a scuola, o non so, qualche situazione con le altre persone, diciamo, ognuno di noi ha fatto da bersaglio qualche volta nella vita. E anche noi, soprattutto noi donne, spesso ci troviamo in questa condizione. Se sei bella, se sei brutta, se è la stessa cosa. Comunque devo dire. Quindi voglio dire, no. E io ho sempre pensato invece che la cattiveria, quindi il fango, io ne dovessi fare altro. Perché ho avuto la fortuna di nascere intelligente. È una fortuna che però tu puoi, come dire, sviluppare o meno. Io fin da bimba ho dato, diciamo, modo, ma penso come tutti qui presenti, di avere questa intelligenza viva, tanto è vero che scrivevo a 4 anni, leggevo, facevo. Quindi, che cosa fa? Quando mi sono trovata di fronte alla cattiveria delle persone, invece di abbattermi, invece di dire, ah, povera me, no. Ho detto, ah, che cos'è questa roba? Che cosa ne posso fare? E quindi tutto questo fango ho imparato nel tempo a trasformarlo in oro. Ed è quello che io, perché qui in questo contesto psicopandemico, perché è quello che io mi sento di dire alle persone. Che naturalmente ho sempre colto in molte persone come il senso di rassegnazione, il senso di disperazione in alcuni casi, persone che si sentono finite e credo che abbiano una conoscenza parziale invece delle proprie potenzialità. E il mio messaggio, infatti, è un messaggio costruttivo. È un messaggio di trasformazione. Cioè noi adesso ci troviamo in questa situazione. Teniamo presente che l'eterno ritorno, l'eterno ciclo, cioè già questo ci viene, come dire. Noi poco più di 70 anni fa ci siamo trovati con il nazifascismo. Sì. Ne siamo usciti? Sì, vero? Anche quelli, i contemporanei di Hitler, quelli che hanno subito, pensavano la stessa cosa che pensiamo noi. No? Ah, ma adesso cosa succederà? Questi ci hanno preso. Eppure anche lì, no? E succederà lo stesso. Magari è un delitto, perché non esiste. Cioè, insegna la letteratura. E quindi dobbiamo solo avere, come dire, la capacità di farne, no? Materiale prezioso. Ed ecco perché questo titolo.
lavoro, perché un titolo, questo libro non è un libro disfattista, è un libro invece che vuole costruire, e infatti c'è una prima parte dove io come un flusso di coscienza racconto la mia esperienza rispetto a questa psicopandemia, e quindi da marzo io come l'ho affrontata nelle mie varie vesti, come ognuno di noi, no? Come genitore, come cittadino, come lavoratore, come no, semplice, come dire, osservatore della realtà. E lì è tutto un flusso di coscienza dove io racconto anche le mie giornate, no? Come, che cosa io ho pensato quando hanno dichiarato questa emergenza, che come ho reagito, cosa ho pensato di fare, come mi sono organizzata, no? Quindi è tutto, come dire, intimista la prima parte. Poi passo nella mia, rientro nel ruolo di preside, di dirigente scolastico, e quindi lì vado ad analizzare i documenti, cioè le famosissime linee guida del ministro Azzolina, che sono, io le ho definite, aberranti, perché non ho un altro termine, no? Qui infatti ci sono dei documenti scientifici, non sono mie deduzioni, ma si legge proprio che il bambino non può, ecco, avere contatti con l'altro. Cioè voi immaginate dei bambini della scuola dell'infanzia che non possono toccare il compagno, che si trovano di fronte a maestre mascherate. Un orrore. Cioè si entra in un lager dove questi bambini 5-6 a gruppetto non possono lasciare quel luogo, quindi io sono qui con altri piccoli così, con una maestra mascherata, non mi posso muovere, non posso toccare gli oggetti, ogni oggetto, e qui ecco l'altra grandissima ipocrisia e malafide, io non posso passare questo oggetto al mio compagno, addirittura ci sono delle maestre che si sono permesse di sanzionare la bambina che aveva passato la matita, un'altra bambina che aveva abbracciato la compagna in un attacco di panico. Allora, ecco, bravo. Io è quello che io ho percepito di fronte alla lettura di queste linee guida. Poi anche i banchi con le rotelle. Allora, lì passiamo nel penale, ma nel penale voglio dire anche banale, sai perché? Perché noi presidi, ormai sono ex presidi, allora, noi firmiamo il documento della valutazione dei rischi, no? Noi mettiamo una firma. All'interno di questo documento, che è firmato da noi, è firmato dall'ingegnere responsabile ed è firmato dal medico competente, laddove si vanno a valutare tutti i rischi presenti per la salute dell'utenza e dei lavoratori. Allora, dovete sapere tutti, questi banchi con le rotelle, sai cosa dimostra? Una perfetta ignoranza, ma un'ignoranza abissale. Cioè, nel piano di evacuazione, no? Nel momento in cui ci dovesse essere, e loro siete insegnanti? Benissimo. Allora, nel momento in cui c'è una scossa tellurica, che cosa dobbiamo fare noi? Metterci sotto il banco. Esatto. Capite? Voglio vedere. Si muovono, non si riesce a mettere sotto. No, ma non c'è proprio lo spazio. Ah, no. Mia figlia mi dice che non si mette neanche lui. Allora, hai il paradosso di prendere i banchi con le rotelle per poi stare in un punto fermo, esatto, come a teatro, dove c'è il punto luce, perché lì la tua... per rimanere un bambino. Ma questo voglio dire... È talmente banale che anche, ecco, anche un bambino avrebbe detto: scusate, ma questi banchi è meglio che non li prendiamo. Senza le rotelle li sono povere, no? Se io devo stare qui, tanto è vero, quando sono arrivati presso il mio istituto, io mi sono rifiutata di no metterli nelle classi. Perché? Perché lì c'è proprio un reato penale, ma è chiaro, non dobbiamo neanche salire. Perché nel momento in cui tu c'hai un piano di evacuazione, il piano qual è? Quello che al momento in cui c'è questa scossa, il primo movimento che il bambino no, deve fare è proprio buttarsi sotto questo banco, il banchetto tradizionale. Esatto. E vorrei capire, perché poi qua siamo in piena dissonanza cognitiva, piena, distopia, piena. Ma io vorrei capire una cosa, ma se noi dobbiamo stare ognuno a un metro dall'altro, e tanto è vero che noi
Ecco, quando siamo rientrati dopo il primo confinamento, giravamo questi mail, guarda, io ero disperata, però insomma andavo insieme agli ingegneri con questi mail. Ma nel momento in cui tu fai questo metro, poi c'è l'erotecnia, e poi mi trovo un bambino, me lo trovo là giusto, metro. No, è una questione anche veramente ridicola. È ridicola, fa ridere. Perché allora, in diritto io sono un ex avvocato, scusa, vai, vai. Quando fanno i compiti, non devono far decantare. No, vabbè, adesso questa è una cosa vecchia. Però c'è qualcuno che l'ha pensato. L'hanno fatto. Ma comunque ti dico, cioè, qui si parla della famosa buon senso del buon padre, che è venuto proprio anche meno. Cioè quello dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, dei contadini, e anche degli è venuto meno. Comunque il loro progetto è di creare delle disturbi psichici verso i bambini e creare una generazione di zombie. Però ripeto, io sono convinta del fatto che quando ci sono questi progetti contro natura non possono mai riuscire del tutto. Perché basta uno, basta una persona, non riuscire, perché come loro diffondono. Poi c'è una sproporzionalità, no? In base a delle teorie anche, che non so qui perché noi veramente poi entriamo in altri meandri, però chi lo sa, chi studia anche, no, materie come la quantistica, eccetera, anche come i campi elettrici, perché noi siamo esseri elettrochimici. No? Quindi perché, ecco, noi possiamo avere, no? Possiamo fare l'elettroencefalogramma, perché comunque abbiamo degli impulsi elettrici, se no non sarebbe. E quindi noi, comunque, ognuno di noi, col proprio modo di pensare, no? Comunque diffonde, no? Una certa dose di elettricità. Ora può essere di buona qualità o di... Tanto è vero che quando si entra in un luogo dove ci sono persone, dove si, raccol- si sente, non mi piace il posto, si percepisce, ma non è, questa non è, questo non è cosiddetto, e mi devo spiegare perché esoterismo significa proprio scienza, cioè è collegato alla scienza. Invece la esoterico, no, aspetta, vai prima a studiare che cos'è l'esoterismo. Anche perché io che sono stata da bambina un'appassionata di oroscopi quando ero bambina, poi ho studiato che l'astrologia, per esempio, era una scienza di cui dovevano sapere i medici. Quindi il medico doveva conoscere anche, perché l'influenza astrale non è uno scherzo, è scientifico. La scienza è dopo. Quindi, perché oggi viene messo da parte perché l'approccio medico è solamente biochimico, esatto. Il resto non esiste. Esatto. Invece l'approccio biomedico è una piccolissima parte. Cioè l'80% soprattutto è il risultato, non è la causa, infatti, l'effetto, è l'ultimo, è la punta dell'iceberg. Esatto. Se lo andiamo a vedere sotto, capiamo niente. È quello, cioè il fatto di aver voluto, ma perché c'è lo scopo, no? Perché nel momento in cui l'essere umano scopre le sue grandi potenzialità, cominciano a cadere tanti miti, il medico, quell'altro, lo scienziato, non abbiamo bisogno, no? E quindi, e che cosa si invece? Ecco, è chiaro adesso il proponimento di questi poteri forti di voler come sedare lo spirito, no? Che si vuole invece risvegliare, vuole capire. Anche perché sanno che loro, cioè i bambini che si sono reincarnati adesso, sono in da conquistare il cobaleno diamante. Quindi loro lo sanno, perché sono la parte oscura, vero, e li vogliono sedare. Sì. E proprio togliere le potenzialità animiche che sarebbero prodotte. Questo è un discorso molto interessante, mi piace molto. Questo è un discorso molto interessante. Molto bello, c'è molto precisa. Sì. Anche se io, come dire, mi riservo un po' rispetto a questo discorso, perché ci vuole un altro momento in cui si fa questo. Io lo studio, lo sto approfondendo, mi piace molto, e quindi è un discorso molto interessante, molto interessante. Però, come tutte le cose, rischia, sai, di ghettizzare. Esatto, viene usato anche contro. Anche perché bisogna avere lì, secondo me, una grandissima capacità di spaziare, di essere flessibili anche in quello. Sì, però è un discorso che io tengo presente, perché nelle mie ricerche, voglio dire, autonome, io comunque approfondisco questa tematica molto interessante, anche perché io mi collego anche agli studi sulla Bibbia, cioè insomma degli argomenti che a me stanno molto a cuore. Perché fare scuola, studi classici, come non si può, lì era questa cosa, era però studiarli, evidente, no? Da un certo punto di vista. Certo, da un certo punto di vista.
da un punto di vista anche letterale, cosa c'è veramente scritto. Cosa può essere per te questo oro? No, l'oro è tutto quello che io sono riuscita ad ottenere in termini di qualità di vita, no? Da questo invece materiale scadente, no? Okay. È la stessa favola dell'asino, che buttano le mele nel pozzo e dice, ne ha fatto una montagna, no? È uscito. È più o meno lo stesso procedimento, no? Cioè, è per questo io esorto tutti, invece di stare lì quando si legge un titolo, dubitate, cioè, sì, questa è un'altra stupidaggine, è un'altra baggianata che mettono in giro per poter far circolare l'idea che questo sia obbligatorio. No, non è così. Non è così. Quindi noi invece dobbiamo... C'è anche un test, in un certo senso. Sì, sì, ai certo. Pulsi, come quando c'è il piccolo chimico, no? Sì. Sì, esattamente, è questo. È un lavoro che stanno portando avanti e credo le persone invece che sono dalla parte opposta non devono neanche leggere più. Io sono di questa, io dopo aver letto tutto, aver studiato tutto, adesso quando leggo un titolo dico passo avanti e vado a cercare quello. E mi ha colpito quando l'avvocato Conte appunto ha fatto questa dichiarazione, io ho sempre agito con amore. Abbiamo visto, siamo andati. Ma proprio lo emana, ma secondo me proprio lo emana, anche energeticamente proprio la persona dice quanto amore. Anche Biden ha parlato di amore. Ah, vedi? Si sono messi d'accordo. Ci sono delle reti che costate la allora si sono messi d'accordo. Si sono messi d'accordo. Però io, ecco, se posso dare un suggerimento, che è anche una pratica quando si fa la formazione in psicoterapia, no? Allora ti dicono questo, quando c'hai un obiettivo devi guardare dritto all'obiettivo. Se cominci a guardare di qua, a guardare di là, ti perdi l'obiettivo. Allora, qual è il proprio obiettivo? Di uscire fuori da questa situazione indenni. Ognuno di noi come ne vuole uscire? Indenne. No? E allora, se noi ci mettiamo ogni volta invece a stare lì, cosa facciamo? Adesso cioè, stiamo facendo il loro gioco. Uscirne indenni significa focalizzare la propria attenzione, e quindi energeticamente proprio, perché l'energia esiste, non è un pensiero, i pensieri sono cose, e quindi nel momento in cui noi decidiamo che cosa vogliamo ottenere, ecco come la goccia sempre lì, in quel punto preciso della roccia, fino a scavare all'interno della roccia. Questo è quello che io voglio dire, anche perché l'ultima parte del libro è proprio un compendio quantistico, cioè io do degli input di soluzione. Quindi do dei suggerimenti laddove ognuno di noi adesso, come dire, si trova in questa situazione più che meno ha comunque percepito un certo grado di malessere, no? Dobbiamo dire, ecco, come fare? Io do alcuni suggerimenti, non è un libro di counseling filosofico, forse sarà il prossimo, non lo so, per adesso io qui come parte proprio per chiudere in bellezza il libro, ho detto io da come dire, terapeuta, da persona esperta del settore umano, io do dei suggerimenti. Poi come counseling filosofico ho aperto un canale, ma proprio neonato, perché... No. Il bambino crescerà. E crescerà se io... in questo momento, avendo poco tempo, perché sono sempre in giro, però ecco, ho ripreso questa attività. Ho incontrato già delle prime persone allo studio, ma io stessa poi tornerò con un evento di life coaching spettacolo. Quest'estate, lo diciamo già. Sì, lo diciamo già. Lo diciamo già che sto preparando questo spettacolo e basato... riusciamo anche a portarlo in più posti. Sì, sì, volentieri, perché io ho fatto tanti anni di teatro, e quindi anche con grandi nomi, con De Filippo, che se lo conosciate tutti, il figlio di Edoardo. Sì, anche se è una figlia d'arte, pochi lo sanno, ma è vero. Vabbè, e quindi mi è rimasta sempre questa mia, come dire, a me piace molto la creatività, la musica, lo spettacolo, e tanto è vero che questo evento è fondato in parte anche su quelli che sono i miti greci. E quindi io stesso ho impersonato la Dea Atena, poi io ho fatto... Sei l'esemplificazione. Sì, esatto. L'intelligenza di un certo io tipo di Dea Atena. No, ma in questo spettacolo che si è tenuto proprio il 23 gennaio dell'anno scorso, guardate, è stato sul filo,
Questo spettacolo abbiamo tenuto, ecco, a Ravello, nell'auditorium Oscar Niemeyer, che è un gruppo veramente, non so più quali aggettivi trovare, per bellezza. E lì hanno recitato tutte le rappresentanze, cioè dai docenti alla preside, ma anche i collaboratori scolastici, gli alunni, cioè tutti erano in scena. E abbiamo appunto portato in scena parte dell'Iliade, e quindi alcune parti, e poi abbiamo portato in scena i valori universali, quindi la forza, la fierezza, il coraggio e quant'altro. Io ho anche, insomma, delle immagini, ho anche un DVD di questo spettacolo, e quindi sulla scia di quello io sto scrivendo parte della riforma della scuola. sto scrivendo proprio lo spettacolo, musiche, sto individuando le musiche, i personaggi, e però è per appunto un evento di life coaching, per intenderci. Cioè, a me non piacciono gli inglesismi, no? Mi piace più il latino, il greco, però per intenderci. Quindi è un evento dove appunto si portano degli strumenti di gestione della realtà. E infatti con Francesco stiamo organizzando anche qui a Bergamo, dove ho tanti amici a Bergamo, per zona di Alzano con Paola. Esatto. Quindi spero di rivedervi in quell'altra occasione, insomma, nella prossima occasione. Ma senti, io volevo giusto dire, visto che poi, tra l'altro, dato che tu hai intervista con il mio gruppo stasera. Ah sì, le vengo tutto. No? Vorrei che poi ti resta il tempo, magari, sì. So, di parlare con me. Vorrei soltanto chiederti una cosa, ma questa cosa della scuola per questo. Il teatro, eccetera. Cioè, è chiaro che si sta andando verso una situazione olistica, cioè nel senso più vero del termine. Cioè, l'essere umano non può più vivere nel compartimento stanco. Cioè, la scuola è un compartimento stanco, no? Questo è un compartimento stanco, questo. La medicina è un compartimento stanco. Guai se sei un infettivore. Ah, sì. E quindi, cioè, ho capito, te invece non sei un capicinente di emotività. Cioè, sei una beba, e quindi fammi capire cosa conta. Vabbè, quindi si sta andando verso questa cosa. Cioè, c'è. Sì, secondo me è un'occasione. Un'occasione. Questa è un'occasione. Sì. Secondo me è più unica per l'altro. Sono convinto che sia. Anzi, approfittiamo. Cosa sarà mai questa per angoscia? Ma non è più pensabile. Cioè, io non consento a questi personaggi, no? Di condizionare il mio modus, no? Di sentire dentro di me. Io non mi sento condizionata. Vi dirò una qualcosa che probabilmente non dovrei dire, ma lo dirò. Tante cose che non avrei potuto dire, ma abbiamo letto. Io non so in che zona siamo. E non so da che zona vengo. Perché è grave. Neanche io che è arrivato. Esatto, lo dico. Non lo sappiamo. Esatto. Anche perché se non l'hai pensato, ma che zona sono? Mi fermi, fai quel che devi fare. No, ma io veramente non me lo chiedo. Cioè, siamo a qua. Non mette lì. Quanto me stai. Ma come fai? Fai un tour. Sì. Ma come fai? Si parla, allora, c'è una metafora bellissima. Ne ho parlato in intervista, che è quella del martello e l'invisibilità. Sì. È bellissimo. Perché trovo che sia proprio quella cosa, no? Esattamente. Sì. Cioè, e la possibilità di non farti vedere, ma nel senso che non esiste. Tu sei nel mondo, ma non sei del mondo. Esatto. E questa cosa come si? No, non funziona. Come? Perciò invito tutti, come dire, a pensare ai propri progetti, ai propri proponimenti, no? Che cosa voglio fare, più che cosa devo subire. Ma cosa voglio fare? Cioè, io veramente ho il mio modo di... No, ma infatti bisogna cambiare prospettiva. Esatto. Perché questi momenti, che sembrerebbero momenti difficili, sembrerebbero, sono delle grandissime opportunità, comunque, sì. Perché solamente nei momenti di crisi l'essere umano dà il massimo, dà il meglio di se stesso. Esatto. Però chiaramente bisogna avere quell'impostazione mentale, non vederlo, oh mannaggia, queste misure, queste cose qui. Esatto. Ed è lì, qui può partire veramente la scintilla. La nostra parte umana e c'è un lavoro. Sì. No, quella della difficoltà, esatto. Però da lì, che poi fa parte del gioco, da lì fango, cioè, no, anche il lavorino, c'è un lavoro, cioè,
non volevo minimizzare. No, 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 non so che non stai minimizzando. Però c'è anche un aspetto importante, anche se tutto questo meccanismo che hanno creato, che può sembrare una macchina, un meccanismo tipo quegli orologi perfetti e tutto il resto, basta un sassolino che salta tutto da un momento all'altro. Quindi bisogna avere questa coscienza. Allora, è troppo oggettivo ormai, è troppo evidente, non ci sono più dubbi. Quindi... basta un bambino che grida il re è nudo, arriverà il momento in cui il bambino dice, ma è lì. Perciò io invito, ecco, dopo, ma poi, guarda, il tempo della riflessione c'è stato, perché noi siamo, è un anno. È un anno. È un anno. Tra un po' facciamo l'anniversario. L'anniversario della chiusura in casa, dell'8 marzo, mi ricordo. Noi il 22, già il 23 febbraio. Comunque, io penso che sia Corriere Nostro di chi è consapevole di rispondere. Cioè, è una gocciolina dietro l'altra. È un lavoro che ognuno di noi deve fare. Anche comunque incontrarsi. Fare... incontrarsi. Fare... però personalmente non perdo mai occasione per intervista solino anche la persona, diciamo. Diciamo che con certe persone è quasi impossibile buttare i sassolini, nel senso che non vengono colti. No, però c'è anche uno sforzo da non fare. In alcuni casi è meglio non provarci. Sì, poi saranno loro che gli date a domani. E però sai. Magari al momento no. No, io lo ascolto. Ma sì. Perché vabbè, noi abbiamo un'associazione ambientale. Scusami, finiamo di intervista così. No, nel senso che visto che siamo online, poi dopo chiacchieriamo con Solange. Quindi salutiamo, almeno da questo punto di vista. Chiamiamo i nostri cameraman, che si sono persi. Si capisce più.